8 e 6 minuti, tutto in diretta nel Buongiorno in Blu del sabato santo in questo caso. Do il buongiorno al presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce. Ciao Tiziano. Ciao Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito. No, grazie a te per aver accettato anche questa volta, perché poi tra l'altro sei reduce dalla domenica scorsa da una vivicità che è stato un successo eccezionale. Noi abbiamo detto non possiamo non parlarne con il presidente, perché 34 città, e poi in questo video che insomma è pronto per essere visto e rivisto per certificare la bellezza di stare insieme con la scusa dello sport. Sì, Ugo, proprio così, siamo veramente contenti, soddisfatti, lo è tutta la nostra rete associativa, perché come hai anticipato sono state ben 34 le città che hanno ospitato questa 38esima straordinaria edizione di Vivicittà, la corsa più grande del mondo, come la ribattezzò Radio 1 Rising nella sua prima edizione del 1984, ecco la radio che ci accompagna sempre, questo mezzo straordinario, quindi Radio 1 Rai, Radio in Blu 2000, grazie come sempre della vostra attenzione. Ma una vivicità, come sai Ugo, che mette insieme tanti valori, tanti significati, tanti motivi contenuti per esserci, ecco. Assolutamente, ovviamente al centro l'aspetto sportivo, quindi una manifestazione podistica che ha insieme al suo interno sia la parte competitiva, quindi sia corso sulla distanza dei 10 km, ma soprattutto una vivicità che mette insieme tantissime passeggiate ludico-motorie che insieme alla gara competitiva hanno fatto sì che domenica scorsa abbiano camminato con noi ben 35.000 persone. Quindi in questo video che il nostro ufficio stampa e comunicazione ha realizzato proprio nella giornata di ieri, vogliamo ecco soprattutto ringraziare le 35.000 persone, 35.000 cittadine e cittadini che hanno passato una giornata di sport sociale, di sport per tutti con noi, con un video ecco racconto che mette in evidenza tutte le partenze di tutte le città, ma ancora una volta l'aspetto diciamo agonistico è importante, perché abbiamo avuto ancora una volta risultati significativi e la città di Pescara è stata ancora la più veloce. Dico così perché Vivicittà ha un'altra peculiarità importante: si corre appunto in tante città, ma alla fine viene stilata una classifica unica compensata sui circuiti appunto compensati, ed è stato il 21enne di origine del Burundi, italiano, Leon Subukuru, a tagliare il traguardo, tra l'altro in 30 minuti 5 secondi a Pescara, a vincere appunto la classifica compensata, così come poi è stata Marika Monaldi a salire sul gradino più alto del podio per quanto riguarda la gara femminile, sempre a Pescara, a vincere la classifica nazionale. Poi, era l'edizione numero 38. E tanti altri significati, ovviamente un'attenzione particolare ai nostri giovani, alle scuole, perché come diciamo noi ovviamente sport ed educazione sono due facce della stessa medaglia, per restare a metafore sportive, e in questo non possiamo non ricordare il grande successo della Vivicittà a Reggio Emilia, dove hanno partecipato ben 40 istituti scolastici, con tra l'altro un risultato straordinario anche sulla partecipazione alla passeggiata non competitiva, perché sono state oltre 4.500 le persone che hanno partecipato. Ma c'è proprio una voglia, no, mi sembra, ora post-Covid o non post-Covid, però di stare insieme, perché si è capito che queste situazioni servono proprio, non poi magari lo dicevamo prima, abbiamo ospitato l'organizzatore dell'Epica dell'Acqua, che è un atleta di ultramarathon, e magari c'è anche chi arriva con il cronometro, però è veramente la bellezza di ritrovarsi insieme in questa era che nel bene e nel male ci vede tutti con due telefonini in mano, con tutte le cose che dobbiamo fare velocemente, però poi grazie a Dio quando arrivano questi appuntamenti possiamo essere noi stessi con una semplice maglietta, pantaloni, scarpe comode e si va, no? Assolutamente, proprio così, registriamo una grande ecco voglia di ritornare all'attività sportiva, di ritornare all'attività fisica, come giustamente hai sottolineato, quindi per stare bene con noi stessi, per stare bene
con i nostri cari, con i nostri amici, con i nostri familiari. Quindi ovviamente ancora una volta una sottolineatura sul valore, ecco, dello sport di base come veramente promotore di salute e di socialità assolutamente. Poi in questo caso parliamo di podismo, parliamo di camminata, quindi come spesso ricordiamo lo sport è, diciamo, sicuramente una delle discipline sportive più democratiche, ecco, diciamo così, più accessibili, perché in un momento in cui ovviamente fare i conti, quadrare i conti dei bilanci familiari per tante persone diventa sempre più complicato, ecco che queste sono proposte veramente accessibili a tutti, anche da un punto di vista appunto Non è poco, economico dei anche perché costi. ora veramente, riavvolgendo il nastro, in quegli anni Ottanta non era così scontato, che ci fosse un'iniziativa del genere. Cioè, Vivi Città era veramente una cosa proprio più avanti. Io lo ricordo, cioè, Vivi Città, no, bisogna fare. Era veramente qualcosa di particolare, no? Sì, proprio così. Ora in questo caso uso proprio le parole con piacere di Stefano Mei, il presidente nazionale della FIDAL, carissimo amico di Vivi Città, lo abbiamo avuto con noi in fase di conferenza stampa 2 settimane fa, lo abbiamo avuto con noi, spessino, nell'edizione appunto che si è corsa e si è camminata alla Spezia, che ricorda sempre come Vivi Città sia stata di fatto l'antesignana È delle vero. corse su strada e delle corse, diciamo, aperte a tutti. Lo dicevamo in apertura, una corsa legata alla promozione di diritti e non ci dimentichiamo ovviamente quest'anno con un conflitto ancora pesante in Ucraina, ma con le oltre ormai 60 guerre del mondo, Come ovviamente ci ha di ricordato anche ieri la Via sottolineare Crucis in modo molto assolutamente, netto. sottolineare come sia importante, ecco, per il mondo dello sport continuare a tenere alta l'attenzione sui temi della pace, però ecco, Vivi Città di fatto nasce su quello che era un po' lo slogan che in quegli anni ci accompagnava, diritti, ambiente, solidarietà, soprattutto sui temi dell'ambiente, che sono ovviamente ritornati con forza in questi ultimi anni, perché diciamo non siamo stati cittadini sempre così attenti, il mondo non è stato sempre così attento, però nascevano allora le nostre Vivi Città proprio anche per rivendicare l'utilizzo, l'uso, ecco, anche dei centri urbani, la pedonalizzazione dei centri urbani. Diciamo che, ecco, grazie non solo ovviamente a Vivi Città, al movimento sportivo, all'attenzione delle amministrazioni locali, diciamo che Qualcosa, strada, ecco, qualcosa. se n'è fatta tanta, perché se pensiamo oggi a quante siano proprio le manifestazioni podistiche, le camminate che insistono sui nostri centri storici, ma non solo ovviamente sui centri urbani, anche sulle periferie, diciamo che, ecco, il movimento di Vivi Città entro 8 anni sicuramente È ha stato, portato dei risultati certo. positivi, non solo ovviamente per la nostra rete associativa, ma che sono ovviamente a disposizione delle intere comunità. Tiziano, presidente nazionale della WISP, sai che però io ti avevo anche detto una cosina sul lancio della forma di formaggio, me lo devi dare, perché cioè, c'è il campionato, ragazzi, del lancio del formaggio ed è gestito da WISP, e allora qua ci devi raccontare, presidente, siete andati a trovare qualcosa che tocca le corde magari di chi ha i capelli bianchi e qualcosa in più? Ne parlo molto, molto volentieri. Intanto, ecco, la distanza da Vivi Città al lancio del formaggio sembra molta, ma invece, diciamo, sono manifestazioni, Beh, ecco, sei potremmo sempre in dire così, strada, molto no? vicine. Sei Sei sempre in sempre in strada, strada, intanto. sei sempre all'aria aperta. Sono iniziative che appunto stanno registrando un grande interesse, una grande voglia, ecco, di ritornare nelle nostre piazze, nelle nostre città. In questo caso parliamo di una manifestazione, comunque di un'attività storica per la WISP che non muove, ecco, numeri Beh, insomma, è straordinari uno come sport altre di nicchia, discipline più come si dice oggi. diffuse, esattamente, ma è uno sport con un'altissima dignità e ovviamente la trova in casa WISP, dove ovviamente ci occupiamo di sport per tutti. Un'iniziativa che viene portata avanti all'interno del nostro settore nazionale di attività giochi e nello specifico appunto ti riferivi Ugo all'avvio, ecco, dei campionati Nati, nazionali di sì. lancio del formaggio che si sono svolti proprio nello scorso fine settimana in una zona dall'alta tradizione per questa disciplina, perché eravamo precisamente a Pianello di Ostra vicino a Senigallia, quindi Ancona.
un'iniziativa particolare che ha visto addirittura partecipare ben 135 atleti, perché così li dobbiamo definire, certo. Perché ci vuole comunque muniti una di preparazione caciotta, una preparazione anche fisica, diciamo, di un certo livello, muniti appunto di una di forme di formaggio, di caciotte, atleti provenienti da molte province d'Italia che si sono sfidate sostanzialmente, ecco, la potremo possiamo sintetizzare così, non me ne vogliono, ecco, i puristi della siamo qui disciplina, per scherzare. Sostanzialmente si fanno rotolare, ecco, letteralmente rotolare su percorsi stradali, ovviamente chiusi al traffico, in certo. Sicurezza, delle forme di formaggio del peso di 1 chilogrammo oppure 3 kg e 6 kg, a seconda appunto delle categorie. E lo si fa sostanzialmente avvolgendo queste forme di formaggio con uno spago, con una fettuccia che viene fissata. Tipo la ad trottola un dito. Di una volta, quando avevi la trottola e la liberavi prima dal carro. Esatto, bello, bello. O la ruzzola, che è un disco ecco, di legno, quindi si fissa questa fettuccia ad un dito, ad un polso. E per quanto riguarda i campionati nazionali, occorre, diciamo, l'obiettivo è quello di coprire la distanza maggiore possibile in 8 lanci. Sport davvero per tutti, sempre un'attenzione ovviamente anche alla parità di genere, e in questi campionati piace sottolineare che abbiamo avuto, ecco, anche la partecipazione delle bello, prime lanciatrici di formaggio. Mi sembra parlavamo un'ottima di socialità, cosa. Ecco, chiuderei questo passaggio con una nota, diciamo, di colore, ma in oltremodo io credo importante. Ovviamente sono iniziative che terminano tutte con un bel pranzo, una certo, bella una cena grande sociale festa. E i formaggi, ecco, come dice anche il nostro responsabile nazionale del settore, Leonello Chiappa, pesano, quindi c'è da prestare molta attenzione. A fine gara, lui dice, quando torni a casa te li puoi anche mangiare perché sono ancora buoni. Se invece si rompono in gara, lui ricorda, si mangia tutti assieme. Bellissima questa cosa. Guarda, con questa immagine concludiamo. Presidente Tiziano Pesce della WISP Nazionale, come sempre un a risentirci, intanto buona Pasqua e grazie per essere stato anche questa mattina con noi. Grazie a te Ugo, grazie a voi, ovviamente buona Pasqua a tutti i radioascoltatori, a presto.